Un salve people, bentornati sul mio canale, io sono sempre il vostro Runewalker di fiducia. Eccoci oggi alle uscite di Xbox per quanto riguarda il mese di marzo 2024. Ci sono alcuni titoli parecchio interessanti che l'utenza sta aspettando, alcuni titoli che arriveranno anche al day one sul Game Pass, non un mese super mega giga, però insomma, roba interessante ce n'è. Come sempre, prima di passare al cuore del video, iscrizione e campanellina per non perdervi nessuno dei miei contenuti che tratta l'ecosistema di Xbox e un bel like per supportare il vostro capitano. Detto questo, non indugiamo oltre, let's go! Partiamo con il giorno 5 marzo, quando arriverà Expedition a MudRunner Game, un simulatore di guida spin-off della serie di MudRunner che ci porterà in luoghi fantastici quali l'Arizona, il Little Colorado e i Carpazi, dove esplorare l'ambiente per poter effettuare scoperte scientifiche grazie a potenti fuoristrada. Rispetto alla serie tradizionale, infatti, dove l'obiettivo era trasportare merci, qui dovremo condurre missioni di ricerca guidando una gran varietà di veicoli off-road lungo percorsi insidiosi, superando ostacoli grazie a tecnologie avanzate, strumenti high-tech, costruendo e gestendo una base ed equipaggiando veicoli con gadget essenziali come droni o scanner per sbloccare nuove possibilità di esplorazione. Sviluppato con grande cura in termini di fisica, se vi è piaciuto SnowRunner, questo è un must assoluto. Stesso giorno per The Outlast Trials, nuovo capitolo della serie di Outlast, ambientato durante la Guerra Fredda, dotato anche di multiplayer. Le cavie umane vengono reclutate forzosamente dalla Markov Corporation per testare metodi avanzati di lavaggio del cervello e controllo mentale. E noi, facenti parte di questo gruppo di cavie, dovremo sopravvivere a una serie di prove a tempo, progredendo attraverso questa serie ricchissima di jumpscare, torture, momenti horror che vi faranno sopraggiungere l'immancabile attacco di fischione, potremo guadagnarci la libertà, utilizzando strumenti per poter distrarre i nemici, creare diversivi e nasconderci in maniera più efficace. Titolo che non fa per me, perché da buon bergamasco in un titolo simile incenerirei il calendario nei primi due minuti di gioco netti, ma sicuramente di grandissima attrattiva per il pubblico amante della serie. 8 marzo per il momento throwback, perché arriva WWE 2K24 e ogni volta che si parla di WWE partono i feels dell'infanzia. WWE 2K24 vanta un roster stellare con delle leggende come Stone Cold Steve Austin, The Undertaker, Andre the Giant, insieme alle attuali superstar come The American Nightmare, Cody Rhodes, John Cena, Rhea Ripley, Roman Reigns. Avremo i match con la bara, i gauntlet, gli ambulance, la modalità ascesa con due carriere da vivere nelle divisioni maschili e femminili della WWE, il multiplayer online, le graduatorie, insomma tutto ciò che i fan del wrestling made in USA possono chiedere. Sarò banale, ma per gusto personale Undertaker è da sempre il mio idolo, dai tempi in cui Dan Peterson commentava la WWF e vederlo nel roster scalda il cuore. E fa anche sentire vecchi, ma vabbè, Undertaker è sempre un figo. Punto e stop. Sempre l'8 marzo arriva anche Unicorn Overlord, cioè la rinascita dei fantasy RPG tattici ad opera di Vanillaware e Atlus. E già qui potremmo chiudere il video con la descrizione. Unicorn Overlord combina l'intramontabile genere dei GDR tattici con un mondo esplorabile e un innovativo sistema di combattimento. Viaggeremo in un mondo pieno di vita, guidando il nostro party in battaglia, dove potremo creare anche un grande esercito con più di 60 personaggi differenti, che spaziano fra gli umani e gli elfi, passando per enormi belve e anche creature angeliche. Tra parentesi, è disponibile una demo sullo store di Xbox, quindi nel caso in cui vogliate provarlo prima di un eventuale acquisto, passate prima da lì. Altro titolo di cui è presente anche una demo è Outcast A New Beginning, in arrivo per il giorno 15 marzo. Seguito di uno dei titoli che sdoganò il genere degli action adventure open world non lineari, torneremo nei panni di Cutter Slade, un ex dei Navy SEAL, alla scoperta del mondo alieno di Adelpha, che dovrà essere immancabilmente salvato. L'originale team di sviluppo del primo Outcast si è riunito per creare questo titolo e proseguire il franchise con l'immancabile cinico sarcasmo che ha contraddistinto la serie alla fine degli anni 90. Giorno 19 marzo invece per MLB The Show, il titolo di baseball prodotto dai PlayStation Studios che come ogni anno arriva anche su Xbox e al day one sul Game Pass. Dovremo guadagnarci la fama della Major League dimostrando di avere la stoffa per rimanere al vertice, ma potremo anche guidare la nostra squadra verso la gloria della World Series come team manager all'interno
all'interno della modalità franchise, oppure ancora utilizzare la modalità March to October per prendere il controllo della nostra squadra preferita e concentrarci sui momenti chiave della stagione per provare a raggiungere i playoff e ancora sfidare gli amici in partite multiplayer. Per me il baseball si ferma comunque a Wii Sports, quindi non mi addentro in ulteriori dettagli, così da non dire eventuali vaccate. 19 marzo invece per un titolo fighissimo che ho anche provato e trovate il mio primo impatto su questo canale, ovvero Lightyear Frontiers. Potremo costruire una esofattoria sostenibile, coltivando prodotti alieni, personalizzando il nostro mech dotato di attrezzi multiuso ed esplorando un nuovo mondo alieno ricco di misteri, in solitaria ma anche in multiplayer fino a 4 giocatori. Ci potremo godere un'esperienza priva di stress e di combattimenti, senza la necessità di dover gestire fattori survival quali la fame e la sete, ma concentrandoci solamente su coltivazione, esplorazione e scoperta. Potremo personalizzare il nostro mech grazie ad un'ampia gamma di attrezzi, sbloccando miglioramenti tecnici ed estetici, interagire con l'ecosistema delle regioni circostanti la nostra base, seminando piante ma scoprendo indizi disseminati nei vari ambienti del pianeta, che ci porteranno ad entrare in contatto con una conoscenza perduta. Titolo super chill, coloratissimo e rilassante, da giocare assolutamente anche in compagnia, perché sì, arriverà al Day One sul Game Pass. Giorno 20 marzo arriva invece Alone in the Dark, un survival horror psicologico rinviato svariate volte nel corso del 2023 che ci porterà in una rivisitazione della storica versione originale e che ci permetterà di vivere una storia angosciante attraverso gli occhi di uno dei due protagonisti, Edward Kernby o Emily Hartwood. Nel sud degli anni 20 lo zio di Emily è scomparso ed Emily, in compagnia dell'investigatore privato Edward, partirà per un viaggio nella villa di Dercy, un ricovero per persone afflitte da malattie mentali dove qualcosa si annida nell'oscurità. Faremo la conoscenza degli strani personaggi che la abitano, esploreremo regni fra realtà e incubo e combatteremo mostri pericolosi. Se siete degli amanti del genere, il nome ovviamente è una garanzia ed è tutto un programma. Se volete dargli invece un'occhiata, così per valutare, c'è il prologo disponibile gratuitamente sullo store Xbox. 21 marzo invece per House Flipper 2 e qui si parla di nuovo di manie ossessivo-compulsive. House Flipper 2 introduce nuove meccaniche e rinnova quelle già esistenti nel titolo originale, dove avremo un ricco palmarès di attrezzi per poter distruggere, pulire, smantellare, riordinare, arredare e dipingere intere abitazioni, che grazie al nostro intervento passeranno dallo status di ruderi senza alcun valore a meraviglie dell'interior design. Oltre alla modalità classica ci sarà anche la modalità sandbox nel caso in cui la campagna principale non sia riuscita a placare in maniera congrua il vostro prurito del riordino meticoloso. Ho giocato al primo e creava davvero dipendenza e questo sequel mi sembra molto banalmente la versione potenziata. Titolo pericolosissimo per il vostro backlog, fidatevi. E concludiamo la rassegna in bellezza con uno dei titoli senz'altro più attesi. Il 22 marzo arriva infatti Dragon's Dogma 2, sequel di uno dei giochi di ruolo single player più croccanti di casa Capcom. È un action RPG in terza persona dove impersoneremo una Ryzen, completamente personalizzabile, e verremo affiancati da delle pedine, cioè degli NPC che ci assisteranno durante tutta la nostra avventura. Potremo scegliere una vocazione, cioè una selezione di abilità molto vicina agli archetipi tradizionali che influenzeranno il nostro stile di combattimento ma anche quello delle nostre pedine guidate da un'intelligenza artificiale. Potremo esplorare il mondo di gioco completamente open world e seamless dotato di ciclo giorno-notte che altererà anche le caratteristiche delle creature che incontreremo, il tutto in un mix fra azione e narrazione. Potremo scegliere se fronteggiare i nostri nemici in battaglia ma anche trovare delle alternative agli scontri. Insomma, un titolo veramente figo che tutti gli amanti degli action RPG di stampo fantasy non dovrebbero farsi assolutamente scappare. Da questo mese, anziché farvi l'elenco super giga di ogni singolo titolo che arriverà su Xbox sul pianeta Terra, vi proporrò una selezione dei titoli più in vista, corredati dalle rispettive date di uscita. Mettete in pausa e dategli un'occhiata in caso aspettiate qualcosa che non ho specificamente menzionato nel video.
Benissimo, people, queste sono le uscite per il mese di marzo 2024. Alcuni dei titoli sono disponibili anche su Game Pass. Vi ho raccolto quelle che sono le uscite principali. Ci sono anche tante uscite minori che non vi ho dettagliato nella parte conclusiva del video, ma in qualsiasi caso trovate la scrittina in verde Game Pass se queste uscite saranno al day one sul Game Pass. Tutte le altre uscite, come al solito, dovete cacciare grano. In qualsiasi caso, detto questo, vi aspetto qui sotto nei commenti. Ditemi quale di questi titoli vi interessa, se comprerete qualcosa, se non comprerete assolutamente niente, se il backlog regna sovrano ancora in casa vostra, tanto da essere ormai un familiare a carico. Ditemelo qui sotto nel commentino. Leggo sempre tutti, belli gli spunti di discussione che ogni tanto saltano fuori. Detto questo, ragazzi, non mi resta altro che augurarvi, come sempre, buon divertimento, gamers. E alla prossima!